Io non voglio giudicare, non voglio giudicare, però poi tocca. Il caffè è più buono se ristretto. Forte sì, ma non troppo lungo. Se vuoi prenderti il tempo per gustarti una brioche, molto meglio il cappuccino. Sempre forte, ma pacato. Un cappuccino con Paolo, quando il tempo di un caffè non basta più. Sempre con Paolo Pugni. Come sempre sui grandi quotidiani e i supplementi dei grandi quotidiani, così come il cappuccino è il magazine di Un Caffè con Paolo, almeno ancora per questa stagione, perché stiamo lavorando su delle novità, degli nuovi spunti. Le grandi firme sono chiamate a confrontarsi con la realtà. Così mi capita di leggere un pezzo in cui per la prima volta addirittura si osa mettere in discussione la libertà di mostrarsi, la libertà di essere se stessi, perché si parla di una situazione nella quale un video porno amatoriale, quindi realizzato da una coppia, è finito dove non avrebbe dovuto, e questo ha generato una serie di problemi a valle. E infatti chi commenta dice: viva la libertà! E certo, la libertà viene sempre prima, guai a non mettere la libertà per prima. Però, ma questi video, scrive, è proprio il caso di farli? Grave che alla fine abbia pagato la vittima. Tuttavia, fa parte della sfera della libertà anche dare un giudizio sulle vicende, così come girare un video dei propri rapporti appartiene alla sfera della libertà delle persone. E quindi le cose che sono libere sono buone per definizione? Qualunque cosa libera è buona? Oppure c'è la possibilità di sentirsi in grado di dare un giudizio. Trovo mortificante, si scrive, che non si faccia una serie su Michelangelo, invece se ne faccia uno su Rocco Siffredi, perché filmare la propria vita sessuale potrà anche essere eccitante, scrive l'autore. Ma oltre a esporre ai suddetti rischi, forse può essere anche mortificante, come fosse un escamotage per risvegliare qualcosa che non va o non va più. Non voglio dare giudizi morali, per carità, per carità che io dia un giudizio morale, per carità, l'autore mette le mani avanti, per carità, io dare giudizi morali? Anzi, aggiunge, non voglio dare proprio giudizi. Curioso, non voglio dare giudizi, perché poi lo stesso autore o autori analoghi, citati anche nel brano, di giudizi ne danno a valanghe. Quotidianamente si attacca un giocatore perché in una fase concitata di gioco sulla trance agonistica sembra aver detto qualcosa che non andrebbe detto mai, ma che non è mai detto con quell'intenzione. Proprio di recente, discutendo con un amico, in funzione di una sentenza della Cassazione che giudicava non un insulto la parola che in maniera molto colorita viene utilizzata per rappresentare parte dell'organo sessuale maschile, perché quello che conta è l'intenzione. Non esiste una lista di termini offensivi in sé, è l'intenzione che rende la parola offensiva. Questo è un concetto ribadito dalla Corte di Cassazione che trovo estremamente interessante. Molto stimolante, perché quindi l'intenzione va valutata, non la parola in sé. Come dire che quello che conta sono quello che portiamo nel cuore, quello che conta è il modo con cui lo esprimiamo, che non c'è nulla di oggettivo, interessante come interpretazione. Torniamo al nostro articolo, nel quale l'autore dice appunto che non vuol dare giudizi morali, ma citando un altro autore molto libertario, che scrive su un quotidiano ancora più libertario di quello su cui ho trovato questo articolo, dice: vabbè, l'eros sarà anche un mistero, ma qui è una crisi di competenze quella che è in atto. È in corso una rivolta della gente comune, scrive, è in corso una rivolta della gente comune. Mi filmo perché il porno me lo faccio da solo. Questo l'ho fatto io, è il vero slogan vincente del terzo millennio. Ribadire la propria autonomia, la propria libertà nel fare le cose.
E quindi la riflessione del cappuccino di oggi è: ma questo è quello che vogliamo? Un mondo nel quale non vogliamo dare giudizi, ma in realtà poi li diamo pesantemente, difendendoci dietro questo modo di dire io giudizi morali io mai. E perché cosa c'è di male a dare un giudizio morale? Morale è sul bene e il male delle cose. Ricordiamoci il senso delle parole. Che cos'è la morale? Che cos'è l'etica? È la scienza che giudica cosa è il bene e cosa è il male. Quindi il rifiutarsi di dare un giudizio etico, un giudizio morale, vuol dire rifiutarsi di credere che ci sia un bene e un male e che quindi ci sia soltanto una libertà che determina il bene e il male. Quello che io noto è una completa confusione di termini, di parole, di idee, e in questa confusione, in questo frullatore, chi ne fa le spese siamo noi. Perché ho la netta sensazione che questi maîtres à penser sappiano quello che scrivono. Non sono così ingenui da confondere libertà, bene, male, verità e altro, ma che lo facciano per metterci in confusione, per impedirci di cogliere il punto. Allora, giudichi o non giudichi? Quando ci si può giudicare perché uno è libero di fare qualunque cosa, quindi anche di giudicare, ma se nel giudicare io giudico il comportamento degli altri, non sono più liberi? Ma il giudizio etico non si dà mai, quindi non c'è un bene o un male, c'è una libertà, c'è il desiderio di fare da sé, ma questo desiderio di fare da sé è positivo o negativo? L'indipendenza è positiva o negativa? Fammi capire, perché alla fine cosa mi hai detto? Mi hai detto che forse non è il caso di fare degli autoporno perché i rischi sono eccessivi, quindi è una questione di prudenza o una questione di eticità? Non lo so. È un meraviglioso caso in cui le parole si annodano l'una alle altre e finiscono per non dirci niente. E questo è il mondo nel quale vogliamo vivere? O un mondo in cui sì sì, no no sono le cose che contano? Sia il vostro parlare sì sì, no no, il più viene dal demonio. E andiamo alla fonte delle cose per cercare di capire veramente il succo. Abbiamo ancora la voglia di esplorare la profondità della verità per capirla? Io mi auguro di sì. E questo potrebbe essere forse uno spunto per lavorare sui prossimi caffè e sui prossimi cappuccini. Buon cappuccino a tutti. Un cappuccino con Paolo va in onda grazie a Podbeats, il team che ti aiuta a tradurre le tue idee in podcast e la tua voce in libri. Trovi tutti i caffè e i cappuccini con Paolo sul canale Telegram, telegram.me/caffè con Paolo, senza l'articolo mi raccomando, caffè con Paolo. Sempre su Telegram puoi contattarmi, telegram.me/paolopugni. Grazie e alla prossima puntata.